Ciao Ayu, benvenuti in questo mare di Konami. Sulle Konami, Yu-Gi-Oh! Vabbè, Yu-Gi-Oh! Basta, dai, ricicliamoci. Siamo qui con tantissime, un mare di buste. Mamma mia, uno, due. Ciao ragazzi, grazie mille a tutti che mi aiutano a sbustare espansioni così a casa. Abbiamo preso un maxi lotto dalla Konami, se di c'hai boosting. I macchinari che possono sbustare direttamente le plastiche e le dividono anche. Che cosa c'è, Fra, tu che sei più da allora, allora, abbiamo un sacco di bustine, la maggior parte comunque tutte inerenti ai Link, se possiamo vedere, tra cui, oddio, nemmeno così tanto. Vabbè, abbiamo loro che forza estrema, sì, codice del duellante dove c'era il firewall, sì, che praticamente li andremo a trovare il anche Barrelod in italiano, il Barrelod che è il calibro carica. Calibro carica, poi lì abbiamo il mago del questo è un rituale mago cibesso, sì. Rituale Mago Nirvana. Abbiamo il Mago Nirvana, ma l'illusione del caos lì uscivano. Quella è l'espansione dove uscivano. C'è anche il sincro del Mago Nero. Lì esce la bellezza del Twin Twister originale. Sì, il Tornado Giamato. Tedil. Sì. Ma come? Se non ricordo male, se non è Bosch, è quello. No, è Tedil. No, la segreta super. La segreta fu in uno dei mega pack. Sì, nei mega. Sì. Poi Drago abbiamo Runico, Segreti dell'Eternità, dove potremmo ancora trovare Ultimate, lo stesso vale nelle nuove sfidanti, e lo stesso vale, basta. Poi basta, abbiamo così. Evoluzione Pendulum, dove andremo a trovare tutte le carte Pendulum, o per la maggior parte carte Pendulum, l'espansione del Pendulum Magician. Predoni Alati, l'espansione dove furono introdotti. Ma io direi, facciamo già vedere. Vai, finisco di... Dove hanno introdotto, premessa. Sì, i tanto giocati Raid Raptor. Il Raid Raptor, Falco, eccetera. Yes. Eccetera. Ovviamente saranno tutte da doppio sboosting le buste, perché sono tutte sigillate, risigillate. Sì. Una ad una. Come andiamo a sboosting? Senti, facciamo tutto uno? So, signor Franco. Vabbè, intanto spostiamo, fare? Perché così abbiamo il tappetino per poter poggiare le carte. Ok, vogliamo prendere magari... un singolo per inizialmente o per quello dicevo facciamo vedere un po' di tutto. Sì. Allora intanto vediamo cosa ci abbiamo qui. Vada abbiamo una maga Noble Drago, ti dico se è tutto ok. Cusco, come è tutto lì? Uno Star Cavaliere. Satel Cavaliere, spettacolo, nome impronunciabile. Dove avete iniziato? Da così a caso, ne ha preso uno a caso. Oh, bellissimo, le due Ultra, perché queste sono composte da tre Super e due Ultra. E ha trovato due pezzi della combo, Pendulum Stregone Astrografo e Pendulum Grafo delle Stelle. Grande, mostri fortissimo sto mazzo. Sto mazzo era forte. Orizzonte cibernetico, ci provo? Vai, caso, tanto. Che dici? Più che altro l'unica cosa che prendo, ma nemmeno dal sistema, è più che altro da mettere tutti insieme le carte. Ok. Tutte le pendulum. Se c'è qualcuno qua. Che vuole venire a dare una mano, perché c'è... troppissimo. Bellissimo! Guardiamo cosa succede nelle bustine. È appena uscita una carta tagliata praticamente quasi a metà. Ma dai. E andiamo a trovare il curioso che purtroppo è bandito. Il curioso, curioso deve stare un po'. E io ho un sopravvissuto dell'eredità del mondo. Magia super. Che mi ricordavo già. Io la vedo molto scam sta cosa. Poi non lo so. Scam per un boomer cosa vuol tutte, dire? Tutte super le carte. Scammato. Ah no, invece vedi, mi sono appena ricreduto. Una ultra. La ultra per i pendulum, la Garuda mitica bestia. Ariadne, mi si vede. Oh, abbiamo trovato il cronografo. Anche il cronografo. E Nobile Cavaliere. E un altro astrografo, bellissimo. Buono. Io ti dico una bella espansione, però. Oh, sì. E aprendo Pendulum Evolution. Questa stavo bustina. Ancora in dubbio se montarlo o mollare. Bello, sai, bello. Sì. Bello. Ho mollato. Le manifestazioni alter, guys. Cosa volete fare nella vita? Mi siete mollare. Ogni tanto si molla pure, come disse Tira.
richiamo ripristino come si pronuncia? Clifford. Ah, sono ritornati. No, lui trova tutte carte buone in realtà. L'ha magato sulla la viola bustina, ultra, sì. La bustina e il pendulum grappa del tempo. Ottimo. E io le pippe. Vabbè, un altro sopravvissuto. Tu giochi a Magic, quindi ti tocca. Un altro sopravvissuto. Il gioco sa. No, esatto. Il gioco sa che tu sei una specie di traditore. Però sono sempre quello che cacci soldi. Pedale. Come si pedala? Per tutti i discorsi. Un criceto. Un criceto. Un criceto. Un criceto da soccorso. Uno, due e tre. Mi devo attivare il secondo me il scam è esagerato. Un altro mago una viola. Viola qui si può fare il mago Zanari. Anche quale queste quasi sono, tutto il mazzo queste lo sai. Sono quelle da in base ai draghi giusto il mago viola per lo Starving il veleno affamato sì quello che è meglio nel gioco ma fare l'impossibile vero sì diciamo non c'erano ancora le palle male. Molto situazionali le cose sì. No, ma proprio no, non si trovano tipo come il livello drago, no, si trovano come pendulum, proprio pendulum, questi erano forti perché... I crociati è più giovane. Era proprio un mazzo combo, Perché proprio scambia altissimo. No, però queste sono quelle da edicola, queste sono quelle che salutiamo Gianfranco. Mago, Kidarma, una... Come non mi ho fatto vedere che c'è la rara ancora. Sì, poi a me. Abbiamo trovato anche l'Exis, il Tempostelle. Tempostelle. Lui è la fusione un altro Senatus Eternatus e che c'è di trovare il cartone così io mi sento buco io non sto buttando Magic il 4 per non capisco perché c'è anche il fogliettino potere di guardare il fogliettino per il controllo qualità ma che sintonizzatrice se non sbaglio era una buona carta giusto Fra? Sì è una delle carte che vanno ancora in combo questo c'era la stella bra c'era nel dove c'era anche ultra. Quello ghiaccio l'Xyz ghiaccio bra. Che forte specchio del drago che è una ristampa di una carta vecchia ma è assurda questa è una carta assurda primo battito il mago tempostelle è un astrografo mi sembrano un po' sgravate il quarto per quale sì eh? Il quarto per lo specchio del drago quando uscì questo mazzo era fortissimo questo è buono si vede proprio questo è proprio sì un'altra super scusa ma qui non dovrebbero stare anche quelli del primo mazzo introduttivo ci sono i mira tempo si giocano se leggi l'effetto te lo dico un altro clipo se leggi l'effetto in obiettivo io sì più o meno devi entrare un po' più vicino sì. Avanti così sì. Ok sì però poi quando le posi là si vedono ok allora se giochi l'effetto diciamo che stiamo trovando un po' di carte se leggi l'effetto dell'astrologo sì. Ti fa evocare dal mazzo mira tempo e mira stelle. Se evochi il cronografo il mirate giustamente il cronografo non sono totalmente dei caproni alla Konami più o meno abbiamo no, questa non è tanto specie di mucca malvagia qui che il problema è proprio il drago molto diversi super maga la bianca io ho fatto un po' però poi vediamo però ho trovato almeno una ultra piccolo apprendista io ho una ultra no piccolo apprendista è una reboot di una carta vecchissima io non è più cattiva però addirittura dentro questa bustina fino alla bustina le altre carte erano girate Si c'erano anche le box le erano reincollate fortissimo mago, sto facendo qua, il mago mira a tempo il mago spezza a tempo ultra no lo trovo è controllo qualità pure in Pokémon fa il controllo qualità eppure sì. ne Clara e Ruska vedi chi è quella? Clara e Ruska è una carta che si usa in Main Phase 2 una delle poche carte che ha come effetto Main Phase 2 questo niente cannone di fuoco out mago destina stella mago ex codificatore ultra baschi me la mente questo lo so sai che è così vedi Kostic non sordino Juve ma quindi se non troviamo nemmeno una secret voglio vedere poi che è durissimo che cos'è un mancamento
Un'altra ultra. Vabbè, tutti i codificatori. Io ho di 4 vero ormai. Abbiamo trovato anche un paladino dell'illuminazione, carta sincro. Bello, me lo ricordo. Ma che ti ricordo? Non l'ho mai aperto per non evoluzione, l'unica espansione. Sono tutte mie le carte pendenti. La giocavo prima. La giocavi pure tu? Sì. È vero. Il paladino forti. Fortissimo, paladino. 4 mani, 3. Era una main card di un'altra espansione il paladino, giusto? Sì, vabbè, ma sì, ce ne sono anche un po'. Questo si giocava nel mazzo. Piccola prendi, piccola prendi. No, ho sbagliato il bustino. No, cacciatore di numeri. Mangono il drago. Vero? Ma guarda, moccia. No, no, qua si trova per forza. Ok. Norito, il leader mondiale, secret. Morale, bellissimo. C'è mondiale. Morale, anche morale. Non me ne ricordo. Andiamo mondiale. Che bello, la bustina è più bella del bustello. È vero, è normale. Andiamo a Berlino. Abbiamo un altro pendolo, occhi diversi. Lui è rara metà. No, è forse estremo. No, lui. Ah, lui pendolo non voluto. Vabbè, diciamo che almeno sono tantissimi. Ne abbiamo trovate quasi tutte le carte di questa espansione. 388. 388 speedrun. Paradox. Salutiamo. Oh, there can be only one. Mago sei perso. Rituale forte? No. Però è la carta del pacchetto. Lei scard. Voi siete cattivi, ragazzi. Abbiamo trovato una carta che non era ancora uscita. Draco sovrano. Ecco, sì, ma me l'ha dato una secret per far vedere che non è finto. Primo battito. Ah, tu non sei levando niente. Non è super. No, tutti insieme. Come sono le carte tutti insieme? Okay. Ecco, è stata l'espansione. Sarà tutta l'espansione tutti insieme, capito? Okay, okay. So che Mastro, bella nera. Cavaliere G. No, era lui. Con qual era quello che c'è somiglia? Figo. Forte. Lexis. Allora da 1008. Nessuno. Maximus. Overtex Artemis. Vino, ci stanno facendo supporti in Giappone per il vino. Comunque questo credo che siamo arrivati al punto che abbiamo trovate tutte. Apprendista. Sì, comunque sì, non è molto difficile. L'apprendista, ricordami, questa era una cassa di PMT normale. Sì, sì, quelle sono tutte dette, pure lo stellone. Lo stellone, sì, quella era una piccola strega. Sono rifatte per essere giocate come Link. E poi c'era un effetto ti di manca il doppia idea, l'ho ritrovato se non mi sbaglio con la gonna rossa. Sì, è uscito qua. Ah, vedi, ok. Abbiamo trovato quasi tutto. Bella quella carta, molto forte. Ultima busta di forza estrema, almeno ho trovato una cifra. Io ho trovato tante crociate. Grandissimo, uno scambio. Ma tu che stai aprendo? Tu stai andando così a. Eh no, quelle più grosse. Un selvaggio. Non ho trovato un metal force. Niente. E voi che apri. Cacciatore di numeri, almeno sta le sigle. Va benissimo questa carta. Oh, Bigfoot! È un altro doppia ID. Ah, la prima sì. Pericolo. Scamme si dirà. Ancora. Pericolo. Scamme mi si. Cixis il numero. Ma che figo. No, io quella ce l'ho ancora. Una vergogna. Fai vedere. Che spettacolo. Il baby triagon. Come il tacchino? Il gattino. Capi che stai a dieta, però Numero 44, il Pegaso del Sierra. I buracchi da mese sono qui bene. Basta, mi sono. Escono sicuro il sistema. Guarda un po', però nell'ultima busta sono uscite altre due carte che non avevamo trovato di questa carta pendulum. Poi lo leggiamo, ora andiamo avanti. Per i nostri per i nostri utenti, 15 minuti di spustate, vi state divertendo, ragazzi. Noi parliamo, diciamo, facciamo. Voi qualsiasi cosa lasciate un commento. Allora facciamo vedere un attimo questa bustina, perché questa bustina non si trova nemmeno la super. Abbiamo trovato una specie di drago di pietra. Eredità del duellante, segreti dell'eredità, ipnosorella dell'eternità. Questa sì, c'è la rara, ma non si trova neanche la super. Che cosa?
cos'è quel drago con il lettore MP3 in testa? Non lo so, ma è fighissimo. Presenti il lettore MP3 di quando andavamo noi a scuola, quelli con l'antishock. Che figo! Il CD. Boom, numero 54. Oh, Olio! Arca onore Abbo! No, nessuno l'ha detto. Un coro di Lione, un coro di Lione. Comunque, questa espansione scambiata. Guarda un po', fra, abbiamo trovato il potenziale di 48 della maga armonizzatrice. Lì che cosa esce? Una super ultra oppure secret? Dove? No, poi c'è la secret e tutte tipo. Come secret? Che cazzo è? Secret. Ma i numeri? No, è a cacciatori di numeri. Ah, okay, segreti, okay. No, ne avevo aperto solo uno. Bene, c'è quello nobile. Volevo vedere se mi ricordavo bene che quella è la... Vero. Appena dico che abbiamo trovato cosa? Qua c'è tutto, esce sempre una carta che non io sono scammatissimo su... Però dove hai messo da parte? Vedo le ultra. Numero 57. No, 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 no. No, io sto mettendo le espansioni insieme, così dopo quelle più accocchiate sono facili da mettere, capito? Dopo lo faccio un caricatore. Chi? Un delfino. Che cazzo c'entra un delfino? No, io ti dicevo sempre, sono curioso. E con evoluzione pendulum abbiamo finito. Oh, eroe di... bravo. Questa la vuoi? Dimmi sì o no, mi dire solo sì o no. Gatto? No. Cade. Dimmi sì o no? No. Ok, non ne avrei più. Eroi dei fumetti. Bellissimo, no. Beh, io voglio il signore, come ti chiamo? Eh no, così l'hanno chiamato. Il tizio dei fumetti. Sai che faccio io? Continuo con le bustine strause, quindi... Vai, draghi della, draghi della leggenda. Lì ci sono tre o quattro carte tu puoi, super. Tu non hai idea di quante ne ho aperte di draghi della leggenda. Ah, ma tu ci credi che io Ultimaius non l'ho trovato? È forte, molto, anche a bustine. Subito. No, questa è la 2, non c'è qua, ti mangi. Ah no, è la prima, draghi della leggenda. Esatto, salito, qua dico. Ci sono solo secret. Oh, secret no. Tutte super. Secret, che poi di un'utilità pazzesca. C'è sì. Ci sono dei supporti per il Pirossi. Ma si può fare una bustina con la super gialla? Gli acquari. Fortissimo il giallone. Cavaliere di Hermos. Carta giocabile fra no, è vero, fra no. Vuoi una piccola apprendista? La trovate tipo 38. X corazzato. Tutte le carte le trovate su Cardio Trader sì, con l'account quando, Fabio il Nonno. Quando le mettiamo, signore del rosso, no. Altra carta inutile. Le altre carte. Firossi, mamma. Abbiamo già. Com'è grosso? Sì, 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 ovvio. Come ti chiama? Mamma. Star Trader. No, abbiamo già. Oh, che sì, ma no, vuoi? Sì. Cix is eroe di Venezia. La Cix per forza. Abbiamo trovato già un ragno roulette, mamma mia. Mamma mia. Fai zimo qui. Vabbè, un set inutile. Io sono quello con cibernetico. Il numero 49. Bello, quello sì. Atterraggio preciso. E qui non ho trovato la secret nei pacchetti buoni. Poi mi apro Codice con l'altro. Draghi della leggenda 2 è proprio una cosa inutile. Guarda un po', martello magico. Finito del tempo. Cipro. No, che cosa? La parte mia. Golem ingranaggio antico Toon, simpatico. Vero, sì. Sì. Un po' di supporti occhi rossi, un po' di supporti. Ah, Cio. CHY. O C no, sì, sì, è bello. Ma parole tue, dai. Cio. Cio. Ci ho tanto da dire. Poi è l'unica cosa bella. Le carte vecchie. No, bella. No. È che sono belle, sono messe sì. Bene perché sono nelle bustine, capito? Sono nuove. Chiaro. Sono mint. Sono mint, esatto. Magari qualcuno la sgamosciamo una che cosa? È mascherato. Gouki, sono ritornati Gouki. Bellissimo, c'è troppo cobra. Comunque che palle sette buste da strappare. Sì, è una delle cose più losche, però... Mamma mia. E dei tempi di Parma. È di Parma, cara signora. Ma buono che le buste sono generiche. Colonia. Non stanno pure a queste, non sa l'involucro del Frederick Thorpe, capito? Mancava solo quello. Che forte, Frederick. Saluto, quando volete. Golem. Tutto è Frederick, a trovarci. Trasmigrazio, comunque, inutile. Inutile. Draghi della Leggenda 2, lo posso dire... Inutile, una merda. E lui dove è questo? No, uno non c'è, questa sì. È quel, no, quella è la successiva. Scatenati! Quella è la 3. Però c'è Dragulone. Sì. Quella è già che c'è Dragulone. Quella è già più grossa come.
Expansion Pack. Paladino del Drago Nero che fa il verso alla vecchia carta del Paladino del Drago Bianco, fortissima, con il rituale, puoi evocare già, eh? Ragno roulette, vergognoso. Da, a un livello 4 di merda. No, se riesci ad evocarlo, se non perdi prima. Ah, sì, vabbè, oddio. Numero 54, coro di Lione. Bello Lione. L'alto Lione. Niente, c'è solo Hermos in questa espansione, che non è... Che poi è un nome di merda, allora Hermos. Sì, sì, sei eroe dei fumetti. E non ti cazzo. E non ti cazzo. Calice del mondo. Calice del mondo. No. Calice no. Del mondo non si giocava. Lo sai che adesso si è giocato World Chalice, ma niente di così esagerato. In realtà uno ha vinto anche un SS. E questa principessa premonitrice, carina, una buona carta. No, bella, bella estetica. Non serve a niente. Comunque, no, a parte gli scherzi. Commento tecnico, non serve a niente. A parte gli scherzi, qua, che del più vecchietto, 38 anni, sono in piedi. Cioè, ok che non ti torni i posti in questo negozio, però dovresti almeno l'educazione. Scusa, io sono ospite. Ecco. Lui è titolare. Boh, non mi far dire che non ci sono posti a sedere qua, eh? Che mo' apriamo un cinematografo, non ce ne usciamo più. Non mi apri le bustine. Cinematografo. Visto che sei vecchietto. Cinematografo. Consiglio a tutti di andare su Google e cercare il tuo castello. Bella la tandina, prima edizione. Scappatissimo. Abbiamo già. No, mi piace. Io ho giocato da una vita quel mazzo. Chiamavano Lupin. Ho giocato tantissimo quel mazzo. Niente, ma mi viene il vomito pure da aprirla questa bustina. Sì, però qua voglio trovare le altre. Perché... Dove? Dove? Vai, però. Non mi passano almeno una. Io che mi pensavo chissà che bustine antiche. Vabbè. A parte le generiche, le altre. Cioè, vedi no, quelle se poi vorrai venire a fare. Martello, se poi vorrai venire a fare lo sviluppo. La topologica. Delle. Vedi, sì. Ah, quella è buona la topologica. Se poi vuoi venire a fare lo sviluppo delle Legendary Collection, lì ci sono Legende del Drago Bianco, Invasione del Caos. Quelle del 25esimo, quelle del 25, no, quelle me le comprerò e basta. No, le terrò sealed. Sei invitato, ma sei invitato con le nostre. Con le nostre. Va bene, va bene. Che noi qua dovremmo aprire, quindi. Va bene, dici, mi sa che se non sbaglio, ristampano. Dovrebbero ristampare primi 4 set. Prima edizione della base volante Apocrifo. Apocrifo. No, se non sbaglio, lo dovrebbero ristampare i primi 4 set usciti in quindi Italia. Quindi qua di fatto non c'è niente. La truzza qua, reincarnation. No, qua di Ghost. Di Ghost no, qua. No, qua e correggimi, per la prima volta in italiano, Magician Force, perché sono 6 bustine nella Legendary. Sì, ci abbiamo le prime 4. Avevano detto 5. La zona di Critias, da fare non serve a niente, ma obiettivamente è bellissimo. Il resto è immondizia. Andiamo avanti. Tempesta potente di polvere. Se non mi sbaglio, dovrebbe uscire Drago Bianco Occhi Blu, Predoni Metallici, Sovrano della Magia, Invece labirinto, no, Labirinto dell'Incubo, Servitore del Faraone, la quarta. C'è pure Invasione del Caos. Sì, e poi stamperanno Invasione del Caos per la prima volta in italiano, perché sì. Non è mai uscito. Drago Crack! Tant'è che io ce l'ho intendo in coreano. Chi la poteva trovare? Ragazzi, scusate se sto strafatto. Proprietario strafatto. Ma questo... pure la spada, tutto collegato. Un bel cagnaz. Avete trovato Mistus irraggiante, bellissimo. Che è sempre una ristampa di Milus irraggiante. Per il spettacolo, Mistus. Mostri terra guadagnano 500 punti d'attacco. Che? Gioco di merda. Sì, vabbè, all'inizio era molto lineare come gioco. 500 punti. Anche adesso. Sì, non c'è poco. Ah, lui.
molto più fastidioso da evocare, però a questo punto. No. Minus lo mettevi e ciao. Vabbè, sì, però questo due mosse lo fa. Vabbè, ora è diverso. È diverso, raga. Sono cambiati i tempi. Prima si vinceva con la Gin. Libic l'ha visto bruciato. Ai miei tempi, tornai, iniziamo l'orario. Qui ci abbiamo un arco e poi il resto. Sempre immondizia. E se volete capire questa frase, andate a sentire il monologo che ha fatto ieri Benigni. Ma 48 minuti e mezzo. Ma che cosa è successo? Ma perché l'inno nazionale? Pensavo che dovevano entrare i giocatori dopo. Fortissimo. Un altro Cagnas. E ho trovato un Horus metafisico ultra. Bellissimo Horus metafisico. Di prima edizione. Ma è ultra. Sì. Quello è weird. Ma qua è difficile trovare. Trappo, giusto? Qui è difficile trovare rispetto a Wyrm. Io devo sbustare me. Oh, candina, ci sono fatto vedere. Fammelo vedere. Infernoid Armadi. Alcune di queste carte sono comodissime. State vedendo come sono gentile, sto facendo sbustare a voi la roba seria, io sto sbustando l'immondizia. Mi buttano tutta una delle più belle espansioni. Quella prima, no, vabbè, sì, questa sì, cazzo. Invece questa per pareggiare è proprio. Cioè, guarda. Ci avete il sacchetto dell'umido fuori alla porta. Missus! Missus irraggiato. Sembra lui, il cugino di Minus. Oh, quasi voglio trovare un ragazzo che devo aprire. Antonio, gli devo far levare le buste trasparenti, veramente. Potevi chiamare a soldato, ma soldato dopo riveniva freddo. C'era un altro soldato. Soldati, roba di fanteria di prima linea, sai, quelli che fagli andare avanti, la prima mina. Kamikaze. Fanteria di prima linea. Quella B invece della M, guarda che lei. Si dice fanteria di prima linea, si traduce carne da macello. O carne da macello. O carte da macello, come quelle che sto aprendo io. Però molto tocca i draghi scatenati. Per forza, c'è il drago ublione. È Dragublione, è il Drago Numeron questo. Mi sa che è il Drago Numeron. Questo è Drago Numeron. Dragublione. Sì. No, non è così giallo. Shit. Dragublione. Di abbiamo Cesare. Anche l'artiglio di Hermos. Di Cesare è uscito. Oh, terza candina. Vai. Andiamo. Continuiamo con i draghi, dai. Ora continuiamo con i draghi. Quarta canzone. Ma c'è lo scritto? Che cosa? Sei combinato? Ma hanno rubato la prima edizione, raga. Che è successo? No, sono tutte le prime edizioni, solo questa no. Ti ha rubato la bustina. Il cavaliere infinito. No, è quella bustina. Abbiamo un Raid Raptor qui, un Raid Raptor utile. Madonna, il fiammeggiante matto. Sono comode. Queste carte. Sono tutti in prima, qua, tranne quello. No, il fiammeggiante matto. No, sì, sono tutti in prima, tra quella bustina sono uscito in prima. Ma pure quella dopo, però. Io quello dico, anche quella dopo è prima edizione. Eh no, evidentemente quella è guarda, questa è prima edizione secondo te. No, cosa no? Io hai aperto quella in prima. Oh! La carta che piace a tutti. Ginzo. Oh, bellissimo. Bello. Ah, ma è Ginzo Jacto. Quello di Pirexia. Yes, completo. Perché devi sempre mischiare le carte? Perché Pirexiano, lasciali stare. Non c'entrano niente i Pirexiani. Quello di Sui. Non è. E quello di Sui. Mamma mia. Curi bandito. Bellissimo. Perché? Io mi chiedo perché. Ma io ho finito. Cyberangelo fra acqua e la sua bella. Oh, il libro magia, bravo. So. Bello. Lì sono belle le carte di. Bello, da me. I Seberenti sono belle, bello. Il libro magia. Pure. Ah, ok, scusa. Pure, bella sì, carta. Sì, diciamo che scatenati. Lì sono i Seberenti sono grossi. Sì. Ti apro. Missus. Predone e Tempesta. Ma cosa stai aprendo che ti esce sempre solo Missus? No, è un come. Ti sono tacchi bombe, tre Trixa. Ma tu stai aprendo code pure? Ah, allora tieni. È un firewall, non l'hai trovato ancora. No. Bravissimo, Fato, lo so per dire. Allora, pure quarta candina. Oh, bello.
vero? Beh, vai col bomba. Eh no, qui praticamente in Destiny Sold in qui realtà, oh, in realtà stanno le carte grosse, no, perché bellissimo. Si giocano adesso. Bene. Che possibilità è adesso? Destiny Sold. Oh, furetto da soccorso. Bellissimo. Vi racconto un aneddoto. Noi ne abbiamo uno con un 8 sopra. Chi mai l'aveva fatto quell'8 sopra, furetto da soccorso? No, ma non ti preoccupare, non succede, succede. Furretto! Le carte, quelle sono gli eroi del destino, giusto? Sì, qua c'erano, guarda, Ibo! Ce le avevo anche io nello scatolone del destino, pure del signor Oscuro. So, qualcuno se lo ricorda. Potete trovare il video! Zana di Grigias, infinito. Un altro Ibo. Dragamule. Chi è questo? Bellissimo. Qua? Illuminami. Sorin. Il numero un drago vampiro. Numero 24, Dragulas, il drago vampire. Bellissimo. Non ha senso, conosco, di esistere? Gioco, è un numero. Non sono mai giocati. È un numero, quelli qua, sono per mantenere, sto dividendo per... Ah, sono carte che riempiono i raccoglitori. Bellissimo, perché... Abyss Actor, le pendulo dove ora sono uscite nel... Infatti, in Ipernova Fotonica sono uscite... Infatti, ci sono la secret. Sono uscite le... I reboot. No... Lei supporta. Fai spazio ai fiori Cardian, per favore. Signor Franco. Wow. Fascino dell'oscurità. Fascino dell'oscurità. Bellissima, fascino dell'oscurità. No, io la giocavo più. Per tre, fascino dell'oscurità. Fortissimo, fascino dell'oscurità. Eh sì. Una terreno ultra, niente candina. Cinque, però. L'ho visto. Monte del creatore di divinità. Questa mi sa che è per le divinità egizie. Sì. Vabbè, qui vanno per il signore oscuro. Oh, con le tre carte di merda. Sì. Sì. Signore oscuro. Fate una carta buona. Faccio l'oscurità, l'hai detto niente. Sono carte vecchie. Certo. Oh, faccio dell'oscurità si giocava a mo. È una bomba. No, l'ho detto che lui giocava. Stregone, sei perso? Sei perso. Tre perso. Mi sa che giocavo. Com'è possibile che una Flower bustina Cardian, solo Flower Cardian? Hai fatto scala. È una scala che non ci porta da nessuna parte. Oh, eccola qua. Beh, quella è a me, è a me. Oh, calma. Questa costa. Cosa sai? Quella costa. La reincarnation. Sì. Non lo so. Che buono è il grabber, ma buco nero. Nero. Perché come a Magic c'è una differenza. Scherzato, si dice nel mio paese negozios o negozios. Pure nel mio paese. Signora Oscura Six. Oh, bravo, pure un angelo. Ok, pure qua. Comunque questa è un'espansione che tecnicamente porto. Potrebbe essere ottima, ma sta uscendo solo a Mario. Oh, io invece con Code... Cosa è andato bene, è andato molto cosa, bene. Mi servirebbero altre due di quattro. Ho capito. No. Devo via altre 48. Isus. Ancora più. E io quasi finito, però. Fiori Cardian. Numero 78. Dove vado? Dove vivo? Distruzione del circuito. È un cyber angelo. Io vivo tutte le espansioni che conosco. Dammi. Vediamo quest'altra. Lycaros. Non è in prima, tieni, non come so, no, non è in prima. No, no, ma è solo per qua, ce li ho, io in realtà ce li ho. Che proprio terrore, se potete dire. Ho coatto, ti vedo da dove vieni. Ma non lo so, io difendo. Io do di trani. Guarda, Rumba, ma due capuni, ma ci viene frega a me. Basta casa mangi. Attore dell'abisso superstar. Ci continuiamo con i fiori cardia, lo spazzaneve. Mosci giro di Oricalcos, perché? Perché? Io mi sono sempre sentito carte a te. E tu pure apri tutte le bustine da quattro carte. Io non apro tutte le bustine. Sei ipnotizzando, giuro. Sei ipnotizzando. Attore dell'abisso. I gatti Cardian. Ma poi alla fine è sempre lui, è sempre lo stesso. E poi i fiori Cardian, Inoshika Cho, farfalla, i fiori, oltre a quelli di questa espansione, in quella la... L'archetipo principale è quello Inoshika Cho, che è come i personaggi di Naruto, che fanno riferimento ad una storia classica, ora se non ricordo se è giapponese che o cinese. È un gioco. Farfalla cinghiale, serpa, è un cervo. Gioco, quello del... Inoshika Cho. No, proprio il gioco. Un'altra marcia. Cardian. Sì. Tre marce trovate. Sì, ma prendono tutto. Niente. No, non è che c'è, ma fatti le bustine tue, non mi ne vale le bustine a me. Drago automissimo. Ultima bustina, bella, non è bello.
Ho visto male. Niente. Quello. Bello. Cosa costa Celestial Secret? Questo è quello che si gioca nei... la distruttrice felice, la fusione. Orario speciale, non so perché. Però... passaggio dell'anno. Va bene, tutto e qua escono grosse, qua escono grosse, capito? No, qui uscivano le carte grosse per quel... Solo che poi ovviamente sono tutte perse, quindi... Poi ci ho rimbizzato fascino dell'oscurità, quindi... Era del destino. È stato fatto con me. Allergico a qualcosa. A me. Cupo D. Ciperala. Che cazzo c'entra Ciperala con queste carte? Oh, abbiamo un numero 98, l'antitopiano. Ah. No? No. Bello, ma questo nome così, antitopiano. Ma che fa? Ribellione, signora, scusa. Ora due mossi di livello 4, non è neanche difficile da... No, non è che non fanno niente. Ho capito, ma è stato suonato anche da Beethoven. Antico piano. Vabbè, è finito. No, non lo so, non voglio sapere. Hai finito. Beethoven ha suonato. Sì, hai notato che ogni volta che provi a fare una battuta cala il silenzio. Si no. Scherza. L'antico piano. Sì, un'altra carta numero, un'altra carta numero, un altro fiore un cyber angel. Esilio, signori. Cibro. Ciballa, CBR. Ma bellissimo, io ce l'avevo. sì. Un Red Raptor, cyber piccolo pallina angel. Che bello. Passaggio dell'anima, massima di stampa, insomma, più o meno. Drago furtivo galattico, secret. Signor oscuro, Amadeus. Quasi metà fisico, però. Ma si metafisico. Paurosissimo, però. Oh, mi trovo il porno. Oh! Sepoltura esagerata. Attore della missione. Comunque, ride e scherza l'uomo dalle battute terribili, ma ha trovato un sacco di secret, eh? L'uomo del monte. Qui già si stavano buttando su un simil furry idol tra le seghine. Qua ci abbiamo io praticamente. Guarda questo, guarda a me uguale. Wow. Jerry uomo fagiolo, un drago miraggio occhi di là. Forza Jerry! Bello Jerry uomo. No, non è vero, il drago, tu Jerry. Jerry, ce lo sta, Jerry Bean. Oh! Il ventero continua a trovare secret, secret dove non escono, sì. Sto in piedi, sto così, sto con lì e ci sta dando le buste. Voi dovete solo il secret, come? Lo so, ma non servono a niente, io da tu. Nemmeno le tue, però. Un altro guys, ma. Alter che no, non mi piace l'alter. Non ti piace l'alter, dai. Perché non ti piace? Io ho sempre giocato Trickstar in tutto quel periodo. Trickstar? Sì, quelle che quelle carte lì. Io Malfork. Malfork? Chi è? I Tritoni. Uno spianasentieri. No, i Tritoni. Vedi se il Tritone tridente è dal tridente di Tritone. Sì, ce l'ha canto. L'automigili. L'automigile! Troppe! Falso da te, no, ci siamo, carica arme, Red Raptor, Cyberangelo. Arrivi rivalità! Allora, la competitività! Competitività, sì. La competitività! Lo dissi! E lo feci! Sì. Oh, ci abbiamo la maga nera con Timaeus. Un Dragon Gateway. Questo che sto prima non vizio è un altro furtivo. Ah, io che bello, ho finito io le prime edizioni. Ricordate risultati perfetto. Non c'era la ultima dietro. Volevi la ultima? No, ma c'è, no, mi c'è un sacco. Ah, ok. No. Non ho capito se era di chi che c'aveva Super Red Coraggio. Io. Tieni, mettere dove stanno Super Red Coraggio. No, io. Lui che ha sistemato le carte per essere più avvantaggiato al lavoro. Sì. No, io tengo tutte super. Vabbè, ma cosa che ti fai? Ma Carlo, guarda, proprio che dobbiamo ricordare dove viene, scusa. Ma che pacchino delle carte? Che cazzo stanno le carte? Quali sono le carte in divisione? Poi ci devi fare sempre diversamente geografico. Il diversamente furtivo. Eccolo. Oh! Numero 100. Oh! Drago numero. E bandì
bandita sta carta, ma se la riuscita a trovare che non era bandita, porca miseria, in prima edizione del pacchetto di Raging Tempest, grossissima. Prima carta buona, raffica Zodiaco. Ah, il Zodiac che è stato il meta T0 più T0 della storia. Bello, hai visto? Carte scammate. No, sei tu. Vedi? Oh, il virus, così una sigaretta alla botta. Ma cazzo riescono così? Un X-Crawler. Ma che cazzo di una porca, un gioco di merda, Ogni merda. Gli Yugi tutti e tre. Cyberangelo. Tu hai tutti e Yugi. Oh, grazie. Fino a mo'. Divertente. Rivedi il passato. Oh, veramente si fa la unica di bustina la sicura. Era di Grazie. Sepoltura sciocca di Benny. No, io di una bustina di Draghi di sta ceppa. Niente. Continuiamo con il bella soltanto caricare, mi discepolo di là. Ah, ti è finito pure gli scatenati. I Draghi, sì. Vai con i predoni alati. Predoni alati. Mi è uscito 6, c'è. Ah, ma Rat era piccola, era poca Rat. No, scusate, non ho bustine, no, stiamo in mezzo. Vita tranquilla, no, è ritornata. Bellissimo, questa te la regalo. Vita tranquilla. Questa te la regalo. Che non c'entra proprio niente con me, me la regali a me. Eh no, è venuto... E alla fine dei conti siamo riusciti a trovare un numero 100 da... Buono, quindi. Una vita tranquilla. Oh, eccolo qua, uno a me, uno a te, Vito, vedi? Di cosa? Una vita tranquilla. Sì, quindi siamo persone sbagliate. Lo so, è l'utopia. Abbiamo trovato, faccio un piccolo... Anche il drago miraggio, tutto sommato. Ultima bustina di distruzione. Oh, ma veramente, a fare Zodiaco puro sangue là. Questo pacchetto sono ciao, Michele. Quando... No, veramente, fortissimo. Se trovi molto questo possibile. Durante il periodo Zodiac è diventato rifio. Niente. Però va bene. Forte, mo che vado. Ma queste sono carte super. I nuovi sfidati, dai. Oh! No, come, vita tranquillo. Ecco. Niente. Va a fare Zodiac qui qua. No, non ci sono le tre divide, è tranquillo. No? Guardate che stanno insieme ad espansione. Come sto facendo io? Sì, uguale. Oh! E cazzo, ma aspetta, ma come hanno fatto? Non ho capito, tutte le zone che hanno lasciato qua dentro. Non ci conviene per altre parecchi draghi fucili. Ma non messo qui del 188. Eh no, non ci conviene, perché poi sono tutti interessanti. E c'è il 188 di studio. Ecco la mia cagata. Te l'ho chiamato. A me è proprio vuoto. Eh sì, a te non si trova. Che facciamo? Vanno con i predoni insieme alle bustine scrause a me. No, io i nostri tagli non c'è niente, non c'è nemmeno la bustina. Cyberranger Natasha, fortissimo. A me proprio niente. Fortissimo, Natasha si gioca nel Drytron. Sì, ma lo che odio. Che odio. Però non c'è le carte per terra. Che le ha messe. Sta facendo case. Ma sono troppo, amico mio. Cavaliere Gemma, richiamo del posseduto. Semplicemente comunque no, ma a parte gli scherzi, perché non stanno sistemando, rara. Com'è? Qui rara è super garantita o qui non c'è niente di garantito? No, mi sa che c'è la super. C'è la super. C'è la garantita, diciamo. Già di sì. Io qui trovo la rara e la super. Ok, ma no, fantasma. Qui c'è lo Spiral qua dentro. Spiral hanno appena sbandito lo resort. E hanno rimesso a 3 il resort Spiral. Che va da Deal. Lo Spiral. Si gioca? È tornato. Cioè, hanno sbandito una carta. Oh! Si vuole su una carta? No. Dirate in prima edizione appena sbandita, messa a 3. Ah, ok. Che cool. Vabbè, non è che sia tantissimo, però le 3 3. Abbiamo trovato una carta. Vabbè, sì. Nel senso, signora,
Quali sono le top card di Predoni Alati, fra? E di noi sfidanti, fra. No, sì, ti direi grazie, mi ricordo che espandere sono. Ti direi che mi ricordo. Devono noi sfidanti. Infatti, no, no, questa è la migliore. Allora. Questa è la migliore. Il fatto è che lì ci sono... Cambio tattiche. Numero 60, ma sono delle ristampe. Vedi, c'è la Ultra. Super quanti, ma sì. No, no, non sono buonissime, ci sono... Super quanti. Sarà poca roba la carta, la roba buona, giusto? Oh, la scuola di bambù. Bella. Queste sono le nostre spalle. Oh, bello. Bello. Sì. Bello cazzo di più. Però... Oh! Era sì. Lui ha trovato l'ultimate. Però queste le avevo già. Oh, bellissimo, Shikinaga. Sì. Bellissimo. Quando la via tendere, Shikinaga. E io invece ho trovato la mente strega. Come se conoscete... Ho fatto bustine, ho trovato tre cavalieri fantasma. Se conoscete la Shikinaga di bellissimo. Di Shikinaga. Via tendere. Andatevela, la voglio conoscere. Ma guarda, mi devo. No, no. Rabbè da frutto di mare. Oh, la sua mente strega. Guarda che tu polpo. Che figo! Campanella di dentro. Che tu sto prendo io? Diciamo, top cards, c'è scritto. Una trappola senza la fitta, vale il fantasma. Un drago Xyz raro, oh, è una rinascita Xyz. Dico che è lui, sembra l'Xyz di Veleno Oscura, però è raro. La maledittello cavaliere. Forse c'è qualche variante. No, perché forse quello non era l'espansione. Forse c'è qualcosa. Cosa sta succedendo? Qua è perché non è riuscito niente. Ci stanno spiando. Compiuta. Ti ha segnato. Petagna. Fortissimo, è ritornato all'ovile. Dove doveva andare? Babbo, no. Però, babbo. Ristampa del calice proibito, Franco. Forte. Sì, oh, quelle sono carte buone per avere le carte. Gli eraldi. Ancora più. La roba si gioca sempre nel Drytron. E questo è il quinto che esce. Tu sei bustine, è il quinto che esce. Tu vedi fantasma senza testa, va bene. Oh, bello. Non lo so, voleva mandarmi un messaggio. Non lo so. Dai, sicuro lo pensi prima tu che hai. Sì. Cavaliere fantasma. Poi sono 46 mesi che sono cadute, richiamo del possedere, cavaliere fantasma. Truffa! Richiamo dell'esercito. Oh, ti ho detto posto. È una E. Trappola esplosiva E. Eventi evidenti e di essere o non essere gli esempi. Natascia. Belle carte, stanno uscendo dalla rata. Andiamo con i nuovi sfidanti. Un altro cavaliere fantasma. E in più ci ho fatto pure un po' di buono. Bello, 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 quello costa. Ci ho fatto pure un po' di buono. Prima edizione. È bello. Il contratto con... Bello il contratto. Oscuro con le entità. Vediamo se in quest'ultimo pacchetto di questi ultimi pacchetti non si dà c'è un'altra altrimenti. Chi che la può trovare? Pure lui la può trovare. Eh? No, stampa di Amatera. Oh, sono io. Sì. Illusione oscura. No, no, illusione oscura non ce l'ha. Troppo. Perché questa è nuova come bustina. Non lo ricordo. Sì. No, non c'eri, c'era tuo padre. Ok. Relativamente. Okay. Lancia. Lancia fuori. Come detto. Detto fatto, prima bustina, ciclone cosmico. Secret di pacchetto in prima edizione. Pagatele. Pagatele trizze. Dilly ding dilly dong, direbbe quello. No, no, però sono carte che costano così, di ma io lo sto facendo, mi sto facendo bello, no, per il funzione sono, riservo. Per il fatto che sono secret di prima edizione. Sì, sì. Essendo vecchie, quella è la parte bella, per quello mi piace di usare le bustine vecchie. Vecchie vecchie. Comunque di la verità che lei compra tanto tabacchino a Barletta. Sì, Barletta. Salutiamo tutta Barletta. Come no? Il grande mille capelli. Red Raptor, beh, la segreta. Sì, ma sì. No, si gioca, si gioca. Il buco trappola. Senza fine. Nello scatolone fabbricone mio c'era in tutte le rarità del mondo. Mago alto dentro. Tutte le rarità del mondo. Oh, Stel Cavaliere. La Stello Satel. Stel, Stel. Stello. Che poi c'è anche Satel. Lo so, lo so. Lo sai. Lo so, come? Non lo so. Calma, il
Drago blocco. Un fantasmino. Tutto un block. Sì, un drago. Come ve lo trovare in distanza? Per l'ultima bustina e andiamo con l'ultima. L'ultima dove ti potrebbe trovare un altro, da quello che dicono. Vediamo che succede. Belli, da qui scivano i paleozoica. L'opabinia. Bellissimi. Vediamo. Bellissimo, la nave. Numero 101, arcano resilente. Vuoto, guarda, sto bene. 101. Oh no, no, mi immagino che trovo la ultimate così. Mamma mia, che bello. E da qui invece che cerchiamo niente. Da dove la fedilla? Sì. I secondi cosmi secret è il primo. Vabbè, già trovato. Vabbè, ah, c'è qui. No. Da qui loro. Ma no, non ricordo se ci sono i Twin Twister, ma non mi ricordo proprio se sono qui o la Bosch dopo. Non mi ricordo. Io mi ricordo più Bosch. Cavalieri di fantasma, spada spezzata. Bello, secret. Bello, scuola si gioca. Sono carte che si giocano, ecco perché sono belle. Ma bene. Si giocano infatti, ma qua è la super l'anomalo carine, bella l'anomalo carine, è bellissimo, ma è troppissimo, bellissimo, ci ho vinto il torneo qua dentro. Palio con la rana bandita, palio frog, il cannone però, il juggernaut. No, sì, quello è no, non quello non super nome impronunciabile, che odio la Konami che fa questi nomi. Mamma mia, che forte questa carta! Alza la mano! Bandita 5 minuti dopo che si iniziamo a giocare Link. Sì, evocabile, ti metteva i due token. I due token di Tolino, facevi Link e potevi giocare normalmente così, non c'era Link. Tirami su! Così evoca, ma aspetta, quindi non ti levava nemmeno la norma. Vediamo la droga, che è un po'. Oh! Bellissimo! Maestro Pace, il vero drago assassino. Oh, alto paladino nirvano. L'alto paladino nirvano, è quello del pacchetto. Com'è la situazione? L'aveva finito, o sbaglio? Sì, stiamo andando, è andata meglio del previsto. Alla nera d'assalto. Pure come tempo, dopo quasi un'ora. Manca 9 minuti. Ah, è passato un'ora con 9 minuti, vabbè. Come vuole il tempo quando ti diverti? Cazzo sarà. Oh! Boh! Vero? Boh! Bellissima, me l'ho scordato questa. La giara dei desideri. Minchia. Puttana vergine. Potete fa foto. Ti prego. Ti prego. No, controllare. Allora quando di quello e l'altro. Continua a sbustare, continua a suonare. No, è finito. E c'è ancora. No, faccio io, no, voglio controllare. Così da. Ah, però l'hai trovato l'ace. Sì, sì, da più content. Da più content. Sì. Più contenuti. Ok? Migliorato. Ok. La versione di Shaky Naga Ultimate in italiano sta ben dietro. Ah, ok. Vabbè. Perché fa dei buchi? Sì. Con i grab. La verga del mago. Poi comunque fa la giara dei desideri. Sono tutti uguali. Secret e Name in prima edizione, sta qui di certo. Che cosa? La giara. 15. Sì. Secret, solo. Vabbè, sta ristampata. No, sta ristampata. Sta ristampata, sì. Sì. Super qua, abbiamo finito i Power Rangers. C'è il delfino, il cavaliere, il leone. Il ciclone sta quasi una decina di anni. Dove sta? Ah, cartolato, bene. Dove sta Neck? Lancia Fiorinco. Sì. Lancia Fiorinco. Io sono quasi alla fine. Ultima bustina. Drago Corallo. Bellissimo. Bello, bello. Bello, bello. Stavo cercando sotto l'altro cavaliere fantasma. Vai. Vediamo le bustine, una a terza, però. Le ultime. Perché? Tutto bello, così. Vuol dire che l'unica carta che lo prenderei è quello che sta a te. Sicuramente, fra. Ultima bustina qui. La prima che si chiama? Trickster? A me un cavaliere
Bello. Drago Xyz è bestia quanta. Quanta la mela, disse qua. Quanta la mela. Una cappella di niente. Vabbè, però. No, io ho trovato il Drago Xyz e i Cavalieri Fantasma, che ne ha trovati 14 già. Sì, i Cavalieri Fantasma. Wira, Wira, dove stanno Wira? Qua. Ce l'hai tu, vedi? Sì. Dai, Wira. Niente. 2 ore 50. Pensa, no, come l'hai detto, ero convinto che l'avessi controllato, non so come vuol dire. No, come no, che ne so, controllato il tipo che ti era capitato. Sì, tutti i giorni. No, a vista. Ma perché mi stai riprendendo? Fatto, raga, bello. Fatemi sapere poi nei commenti. Dai, è un bel divertente sbucchi. Sì, sì, molto caso, molto randomico, molto figo. Dopo tutto si pensava al peggio, invece. Sì, e comunque così abbiamo recuperato carte che ci servono sempre. Sempre. Queste carte dipendono un bellissimo. Tipo calice proibito. Grazie mille a tutti per la visione. Ci vediamo al prossimo video. Bella, why you.